Quando ho ricevuto la richiesta del Teramo, sapevo che comunque venivo qua avendo un giocatore nel mio ruolo che è un signor giocatore che ha giocato anche in Serie A. Sapevo benissimo che mi sarei dovuto conquistare il posto e io c'è sempre stato una competizione sana, anche con Luca ci ho legato moltissimo e come a me, a tutti noi dispiace quello che gli è successo. E adesso cercherò sicuramente di non far pesare la sua assenza. Come abbiamo potuto vedere, ogni partita, indipendentemente da chi si affronta, la sua storia, perché come ha detto prima Francesco, abbiamo visto Rieti che sembrava una squadra che dovesse far fatica, ha fatto 9 punti come in 3 partite. E secondo me in questo campionato a maggior ragione le ultime possono dare molto fastidio, anche perché la mettono sul piano agonistico ed è sempre dura, soprattutto noi siamo, diciamo, più avvantaggiati in casa perché comunque conoscendo il campo e così siamo più avvantaggiati per la nostra fisionomia di squadra. Io penso di essere più un quinto che un terzino, quindi diciamo che preferisco, sono uno a cui piace spingersi un po' in avanti. Poi sta anche in base alla tipologia di partita, alla tipologia del modulo che il mister vuole utilizzare, anche perché le ultime 3 partite sostanzialmente ha preferito spingere un po' di più dalla parte sinistra e quindi io mi sono trovato molto bene. Più che punto di svolta, io, come avevo detto anche in intervista con la Viterbese, non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso, è solo che giustamente con tutte le persone nuove che sono arrivate, oltre ai giocatori, anche lo staff, in qualunque ambito, è sempre difficile confrontarsi contro squadre già magari consolidate. Quindi è una cosa che non c'è. Spiegare è abbastanza difficile, perché comunque adesso siamo arrivati a un punto dove basta guardarsi e ognuno conosce il proprio compagno che ha di fianco e fa, diciamo, lavorano tutti allo stesso modo. Prima era un po' più difficile perché non è facile mettere insieme 20 teste che non si conoscevano, quindi magari ognuno conosceva un po' meno le caratteristiche del proprio compagno. Diciamo la base per una squadra la dà sempre l'allenatore, il direttore sportivo comprando i giocatori, presidente. Esatto, secondo me è meglio avere un presidente che faccia il presidente e si occupi appunto del, non so, del. Non saprei come, però il campo secondo me è meglio lasciarlo all'allenatore, anche perché poi giustamente sarà il presidente che sceglie il direttore sportivo che sceglie l'allenatore. Quindi secondo me ognuno deve fare quello che. Il proprio, Esatto. cioè meglio Iachini che Berlusconi, insomma, va bene. Non ho detto questo.